Make Up insieme ad un'azienda leader nel settore a livello internazionale e ha scelto di parlarne con un grande visagista, con lui, Pablo, l'erede del grande Gilles Cagnet. Grazie Pablo per esserti reso disponibile alla nostra intervista. Grazie a voi per avermi invitato. Allora, partiamo subito da un concetto importante. I vostri prodotti, i vostri make-up vengono prodotti in Italia, vengono prodotti da voi, quindi parliamo di questo aspetto. Esatto, diciamo il processo produttivo inizia in Italia, ovviamente noi ci avvaliamo di grandissimi fornitori internazionali che distribuiscono il make-up in tutto il mondo come Chanel o come Dior, e in più noi, io vado a scegliere diciamo quelli che sono i colori, le texture, e cercando di personalizzarli il più possibile per renderli soprattutto commerciali e anche professionali, nel senso di suggerire dei prodotti che possono essere comodi per le nostre clienti finali ma anche professionali, in quanto le nostre estetiste che si servono della nostra linea hanno bisogno di una linea make up molto professionale e quindi che dia dei risultati, e a livello di prodotti, quindi parliamo anche di intolleranze, quindi prodotti che siano sicuri sulla pelle, infatti sono approvati dalle normative CE, dal FDA e dal GPN, poiché siamo distributori anche in tutto il resto del mondo. Quello che gli occhi ridendo confessano già. Che cosa significa essere l'erede del grande maestro Gilles Cagnet? Che cosa ti ha insegnato o che cosa ti ha lasciato Gilles Cagnet? Ma mi riferisco a una frase che mi ha sempre colpito da quando ho frequentato la sua accademia, ed è appunto: bisogna amare le donne anche come battono le ciglia, quindi cercare di cogliere il particolare del viso, di valorizzarlo, come nel caso di Alessandra, che abbiamo realizzato un make up puntato soprattutto sul suo sguardo bellissimo da mediterranea che è, e quindi è un'eredità diciamo che è sempre presente, quindi diciamo sentiamo sempre la sua protezione, la sua ala nei nostri confronti, me come tanti altri visaggisti che siamo nati nella sua scuola. Quale sarà il gusto modaico? Adesso lo hai appena detto tu, vediamo un esempio di make-up invidiabile, voglio dire, bellissimo, addirittura con delle ciglia colorate, veramente molto bello. È la novità proprio del momento, la proponiamo moltissimo in televisione, quando trucchiamo la Hilary Blasi e tantissime altre attrici, e è una proposta dove vedi appunto una palpebra piuttosto scura, monopalpebrale, viene chiamata la sfumatura, con dei punti luci ben precisi sotto le sopracciglia e nell'angolo interno dell'occhio. In più, guardando in alto, possiamo vedere che la luce riflette su questi glitter che vengono applicati proprio striscia per striscia, creando un effetto di extension alla ciglia. Quale sarà, Pablo, il gusto moda, perché adesso andiamo incontro all'estate, quindi quale sarà il gusto moda per l'estate e soprattutto un segreto per tutte le nostre amiche, come essere belle anche in spiaggia? Esatto, infatti la collezione proprio verte su questo tema, protezione e moda, quindi proteggersi dai raggi nocivi del sole. Abbiamo dei fondotinta compatti che vengono applicati con l'uso del pennello, ecco, questo è una tipica applicazione che noi usiamo, applichiamo tranquillamente il fondotinta con un pennello sul viso in maniera molto veloce, quindi abbiamo un risultato perfetto con pochi minuti. Poi un ombretto direi molto comodo, con un comodo applicatore, ecco quello dicevo dei processi produttivi, quindi suggerire già il prodotto migliore sulla palpebra, andiamo a stendere un ombretto come abbiamo fatto anche con Alessandra, dopodiché con un polpastrello lo andiamo a picchiettare, quindi veramente semplice da eseguire, in pochi minuti si riesce a essere diciamo belle senza tanti... Certo. Ovviamente se uno si affida alla mano del visaggista avrà le idee più chiare. Grazie Pablo, guarda, io farò sicuramente tesoro di tutti i consigli che hai dato.